Cosa dobbiamo dire, gente? Innanzitutto, ciao ragazzi e ragazze. 4-0. Praticamente questa partita non si è mai giocata. Dopo 20 minuti, 29, quelli che sono, è finito tutto. È finito tutto. Innanzitutto faccio i complimenti vivissimi al Napoli e vi dico che da Juventino vedere questo calcio, perché questo, caro mio Max Allegri, si chiama calcio. Questo è giocare a calcio, cosa che non fai tu, perché tu sei l'anticalcio. Al di là delle difficoltà che abbiamo, che sono legittime, ma tu sei l'anticalcio. Ma vedere questo Napoli, ragazzi, a me fa godere, perché io l'ho ribadito tantissime volte. A me piace vedere partite di calcio. C'è una squadra che sul 3-0, partita praticamente finita, continuava ad attaccare, continuava a proponere calcio. Cioè, è questo che voglio vedere. Cosa che purtroppo non facciamo noi da anni, gente, da secoli. Sul 3-0 questi continuavano ad attaccare e proponevano calcio. Zielinski, Fabian Ruiz, centrocampisti completi, centrocampisti che hanno tecnica, centrocampisti che hanno tattica, inserimento, senso del gol. Senso del gol, ragazzi, la Juventus non fa un gol su azione, mi pare, se non ho capito male, da 614 minuti. 614 minuti. Mertens è favoloso, gente. Il Mertens di stasera, non voglio esagerare, assolutamente Maradona non si tocca, ma non ha nulla da invidiare. Il secondo gol di Mertens, gente, è figlia del miglior Maradona. Se lui riesce a trovare con l'infortunio di Osimhen continuità di rendimento, perché l'unico dubbio è l'età, gente, e soprattutto anche perché negli ultimi anni ha avuto parecchi infortuni, il Napoli forse può restare lì al primo posto, perché stasera sono primi, anche se l'Inter l'ha dimostrato anche nello scontro diretto, è superiore. Di poco, di tanto così, ma è superiore. Comunque il campionato è ancora lunghissimo, gente, lunghissimo, lunghissimo. Mertens, voto 8 questa sera. 8. La Lazio non ha fatto nulla. Nulla, gente, annientata. Annientata a 360 gradi. L'unico tiro, l'unica azione degna di nota che mi ricordo io della Lazio questa sera è quel tiro di Luis Alberto. Con parata neanche impossibile di Ospina. Per il resto non c'è stata partita. Ma ho visto dei ritmi, gente. Dei ritmi, soprattutto nella prima mezz'ora, che solo Napoli e Inter riescono ad avere questa intensità in questo momento. Ho visto solo, scusate, a Napoli ed Inter. Poi per il resto non c'è stato nulla questa sera. Dopo mezz'ora si era chiuso tutto. Il Milan è in forte calo. Il Milan in forte calo, però il campionato, ripeto, ancora molto molto lungo. E secondo me la partita Sassuolo-Napoli di mercoledì può dire tanto, perché occhio, miei cari napoletani, al Sassuolo, che oggi ha dimostrato, battendo il Milan a San Siro per 3-1, che è una squadra molto molto insidiosa. Se il Sassuolo è in giornata, ragazzi, può fare male, può fare veramente male. Della Juventus sono sincero, non ne voglio parlare perché veramente sono schifato. Comunque ci vediamo sempre in live. Magari riesco a riprendermi un attimo dallo shock perché sono veramente scioccato. In live martedì per Salernitana Juventus, ore 20:35, ovviamente sul mio canale YouTube. Buonanotte a tutti, iscrivetevi, like al video, attivate la campanella. Notifiche su tutte. E comunque, gente, anche se vi stimo, miei cari napoletani, sempre fino all'iscrizione. Forza Juve. Dov'è qua?